Nella mattinata di oggi, martedì 22 marzo, gli operatori della Belice Ambiente hanno occupato l'aula consiliare di Mazara del Vallo per attuare una protesta ad oltranza a causa di 6 mesi di mancato stipendio. La loro richiesta è semplice: vorrebbero che il sindaco parli con l'Alfano per risolvere la loro situazione. In rappresentanza di tutti gli operatori della Belice Ambiente parla oggi con noi il signor Urso Alfredo. Voi già siete stati qua in aula consiliare durante l'ultimo consiglio comunale che avete protestato con forza. Il sindaco all'epoca vi ha dato comunque anche delle risposte, non sono state soddisfacenti. Ci ha invitati ad un incontro. Cos'è uscito fuori da quell'incontro? E sono state fatte delle proposte per poter, diciamo così, ripartire in un certo senso. Proposte indubbiamente da valutare, le abbiamo valutate nei nostri limiti di comprensione, entro la nostra comprensione, diciamo. Praticamente c'è una parte di questa proposta, quello che riguarda tutti i tecnicismi, la situazione tecnica esterna, che non compete 5 operatori della Belice Ambiente, cioè noi non siamo in grado di poter decidere o poter accettare in pieno, perché siamo sempre dipendenti della Belice Ambiente, non ci stiamo muovendo in autonomia totale. Siamo in autonomia come volere, come desiderio di incontrare il signor sindaco, ma non siamo in autonomia decisionale, non possiamo decidere da soli. Abbiamo bisogno che sia l'intelligenza della Belice Ambiente che l'intelligenza del comune vengano a confrontarsi e ad incontrarsi. Purtroppo, quando io mi sono raffrontato con il mio dirigente, quindi la dottoressa Sonia Alfano, logicamente è scaturita fuori l'intenzione di un incontro aperto tra dottoressa Alfano, sindaco, e i vertici della Belice Ambiente, quindi intelligence ed intelligence, e gli operai, gli operatori. Questo per appianare un po' la situazione, diciamo momentanea, in attesa che tutto vada verso l'SRR e si compia questo definitivo passo con i pro e i contro che dopo vedremo. Logicamente c'è da dire che se siamo in questa situazione è proprio perché non riusciamo più ad oltrepassare la giornata dal punto di vista economico. Siamo praticamente in situazione disastrosa. Stamattina stesso io non ho potuto contenere i miei colleghi, nonostante le raccomandazioni, li ho pregati di aspettare che io dassi risposta al sindaco, anche ringraziarlo dell'opportunità, delle sue proposte, ma purtroppo i colleghi non hanno nemmeno aspettato che io possa essere tornato con qualcosa in mano. Io attendo ancora un incontro, una risposta dalla segretaria, dalla signora Rossella, per incontrare il sindaco. I miei colleghi nel frattempo autonomamente non hanno capito più niente, si sono catapultati qua nell'aula consiliare. Di quante famiglie stiamo parlando? Guardi, siamo 85 operatori, se io non sbaglio. Numero, cioè 5 più, 5 meno, siamo lì, ad occhio e croce. Famiglie che per lo più hanno come unica entrata quella della Belice Ambiente. Sì, famiglie penso parecchie monoreddito, ceti sociali medio-bassi, è una situazione veramente, veramente precaria. D'altronde non c'è altra motivazione. Se siamo in questa situazione non c'è proprio nessun altro motivo per cui noi ci troviamo nella posizione di assumere un comportamento tale. E quello che chiediamo è soltanto che i nostri vertici e anche i vertici del comune e tutto quello che orbita, anche i 10 sindaci di questa benedetta Belice Ambiente, si mettano realmente con il cuore in mano, si passino la mano sulla coscienza e capiscano che 85 persone sul comune di Mazara stanno realmente morendo di fame solo per aspettare tempi tecnici, burocrazia e roba varia. Non vogliamo sovvertire nessuno, non vogliamo far saltare nessuno, non vogliamo danneggiare nessuno, vogliamo soltanto i nostri diritti, il posto di lavoro garantito e lo stipendio, anzi, prima di tutto lo stipendio, poi quello che sarà il posto di lavoro si vede, perché è proprio sullo stipendio che siamo in questa situazione, proprio in seguito a questa mancanza del minimo fondamentale per mandare avanti le famiglie, che ci troviamo obbligati a muoverci così, alla scapestrata, senza capire quasi cosa si fa e cosa non si fa.
secondo lei la soluzione quale può essere? Il passaggio all'SRR può essere una soluzione? Il passaggio all'SRR è indubbiamente una soluzione, anzi la soluzione, il traguardo che si sta cercando di raggiungere nel minor tempo possibile è consigliato da tutti, è il traguardo consigliato da tutti e parlato da tutti, quindi indubbiamente è questa la chance. Ma il problema è come arriviamo noi da qua a 20 giorni. Proprio si parla di 10, 15, 20 giorni, un mese, anche se sappiamo che in certe ATO della Sicilia, Messina, non so quale altra, anche se sono in SRR, ci sono diversi problemi e continuano ad esserci diverse controversie riguardo a questi nuovi tipi di società. Comunque a noi interessa intanto arrivare a questo traguardo, avere la possibilità economica minima per arrivare a questo traguardo. Possibilità che in un certo senso c'è anche stata proposta, ma purtroppo tutto quello che sta dietro alle proposte noi operatori non le possiamo concordare, non le possiamo decidere. Noi siamo operatori che non stanno dietro le scrivanie, dietro i computer, siamo operatori che stanno dietro i camion, dietro le carrozzelle per raccogliere l'immondizia. Non abbiamo la competenza tecnica di poter decidere se possiamo o se non possiamo fare determinate cose, o se la nostra ditta le può fare, o se il comune le può fare o non le può fare. Abbiamo bisogno che i tecnici si mettano d'accordo. La dottoressa Alfano, che è la nostra dirigente, è disposta in qualsiasi momento ad incontrare il signor sindaco, gli 11 sindaci, gli operatori, e alla presenza dei tecnici della stessa Belice Ambiente e la presenza dei tecnici del comune per limare queste benedette situazioni, non so, anche precedenti, delle quali non voglio entrare in merito, e per parlare anche del futuro, di quello che sarà appresso nei giorni a venire. Ma qual è invece la situazione degli altri operatori della Belice Ambiente che lavorano negli altri comuni? Vivono il vostro stesso disagio oppure no? Gli operatori della Belice Ambiente e degli altri comuni logicamente sono concordi con noi, non fanno altro che accondiscendere ai nostri disagi, alle nostre problematiche. Però devo mettere in luce che un punto particolare della legislazione di questa benedetta società chiamata centro di costo, praticamente è un regolamento che hanno proprio messo in atto tutti i sindaci, e mi costa dirlo a questo punto, dietro questo regolamento loro vanno a trincerarsi, a barricarsi. È un regolamento che praticamente obbliga in un certo senso, per quello che so io da ignorante, ad utilizzare le somme versate da quel determinato sindaco su quel determinato comune d'appartenenza. Questo praticamente non mette in atto la possibilità di trasferire somme di un comune limitrofo a Mazara del Vallo, per esempio, e via di seguito, anche se in passato si sono verificati casi diversi, quando era Mazara che pagava anche per tutti, mi è sembrato di sapere così dalle precedenti situazioni. Ma gli altri operatori hanno il vostro stesso problema per gli stipendi? Gli altri operatori, diversi comuni sono in arretrato, un mese, due mesi, tre mesi, ma ci sono anche comuni che sono pienamente in regola, che vanno al passo, adesso non so se Salemi, non ho idea, adesso non mi ricordo. Però bene o male la sofferenza è generica, è una sofferenza che va a toccare tutti gli operatori. Si sta parlando di circa 300 unità più quelle dell'ufficio, della sede stessa della Belice Ambiente. Cioè è una situazione che anche gli altri sindaci dei 10 comuni limitrofi non possono lasciar correre così, soltanto perché ci sono i centri di costo e perché siamo in attesa fra 20 giorni del risultato finale che sia l'SRR. È una cosa assurda, cioè è gente che ha avuto un seguito e un rapporto sia con i sindaci che con le amministrazioni, un rapporto continuo, un rapporto benevolo, un rapporto di fiducia, gente che ha dato voti, è stata alle votazioni per dare voti a questa gente, è gente che ha bisogno di risposte, non può essere abbandonata così solo perché i tempi burocratici sono quelli che sono, perché il prefetto giustamente fa ciò che può fare, la regione fa ciò che può fare, e intanto il tempo passa. Nel frattempo i bambini sono arrivati a livelli disastrosi.